Buonasera a tutti i telespettatori e bentrovati al programma più femminile e divertente che c'è. Siete sintonizzati su Style, questo è di TV. Io sono Valentina, adesso avremo un'altra ospite. Abbiamo ancora una volta con noi dalla settimana scorsa Massimo, lo stilista sempre della Secoli Next Fashion School di Bologna. Sarà ancora in nostra compagnia la bravissima Giusy di Creation Parrucchieri e ancora Gianluca Grillo, insomma il nail artist di Carpi, che insomma crea delle fantastiche nail art sulle unghie. Infatti abbiamo deciso di farlo rivenire perché, di farlo venire a trovarci di nuovo perché è piaciuto tantissimo. Infatti noi di DTV gli facciamo i complimenti e siamo contenti insomma dei molti commenti che abbiamo ricevuto. Adesso io partirei subito con la clip, l'ospite di oggi è veramente terrorizzata, quindi insomma partiamo subito con la clip, vai Enrico! Allora, benvenuta nei nostri studi, insomma, respiriamo ed espiriamo, insomma, non essere preoccupata, adesso rompiamo il ghiaccio, ti faccio conoscere, insomma, Massimo, lui è lo stilista a cui ti sei affidata per non so ancora dove devi andare, però prima facciamo un altro respiro e mi dici quanti anni hai e che cosa fai nella vita. Ho quasi 18 anni. E quindi non sei ancora maggiorenne, sei devo compiere e faccio la studentessa. Dove vai? Odonto tecnico, Bologna. Ma è una specie, è un liceo? Sì, però è un professionale, cioè divento una, ho un lavoro subito. Ah beh, questo insomma è importante, soprattutto di questi tempi. Sì. E quindi la fai a Bologna, dicevi, sì. E abiti a? Imola. Quindi treno, autobus, che come? Prendo il treno alle 6:44 della mattina e torno a lettera alle 4 del pomeriggio. E il tempo, e dopo devi studiare ovviamente. Vabbè, sì. Diciamo, sì. Come dici? Devi studiare dopo ovviamente, poi ti guardano i prof, domani ti interrogano sicuro, domani alla prima ora di giovedì sei interrogato. Perfetto. Comunque, e Massimo, vediamo un po' dov'è che, dove devi andare, così parli anche con lui, così capisci un po' cosa devi disegnare. Devo andare un aperitivo in un posto molto chic. Dove? Okay. Dove? Vogliamo sapere tutti i dettagli. Dove devi andare? A Imola o rimani? No, verso il mare. Ah, verso il mare. Ok. Adesso oppure tra un paio di settimane? Ah, questo weekend. Ah beh, quindi serve un ok. Quindi in un locale oppure? Direi di sì, anche perché farà freddo, insomma, stare all'aperto, immagino. Quindi, allora, un aperitivo al mare. In un posto chic. In un posto chic, giusto. Allora, come colori ti affidi a Massimo oppure hai qualche colore che ti piace particolarmente? Io sono molto sobria, bianco, nero, grigio. Perfetto. Non colori troppo accesi, cioè mi piace un po' esagerare, però quindi puoi anche esagerare sui colori accesi. Quindi nel dettaglio possiamo andare su colori forti, perfetto. Ti senti a tuo agio più con una gonna, un pantalone, come preferisci? Molto meglio. Perfetto. Okay. Come hai fatto a venire a conoscenza del programma? Dalla mia parrucchiera, che è anche la vostra. Ah, Giusy. mi ha consigliato se volevo, in quanto avevo questo evento, ho deciso di affidarmi a voi. No, pensavo conoscessi la ragazza della settimana scorsa, non ti ha mandato sì, lei. Sì, sì, cioè, prima mi ha conosciuto Giusy, sì. Era una rocchettara pazzesca, sì. Con quella cresta, anzi la saluto, insomma, se ci sta guardando. Ciao Alessia, torna a trovarci. E quindi insomma te l'ha consigliato sia lei che Giusy, quindi insomma dovevi per forza venire, te l'hanno detto in due persone. Quindi allora lì vedo già la postazione del make-up, andiamo a vedere un pochino cosa possiamo realizzare. Massimo, tu sei a posto? Sì, io. Ovviamente non come Alessia, lei mi sembra un po' diversa. Sì, decisamente. Quindi, mi raccomando, colori forti però... Insomma, stiamo calmi. Con parsimonia. Non troppo come Alessia, che mi è rimasta particolarmente impressa. Allora, Alessandra, siediti qui. Adesso vediamo un po'. Ma Alessandra o Alessandra? Alessandra. Con la X. Sì, sì. Ma è un nome italiano oppure... È origine tedesca. Quindi parli Deutsch? No. Niente? I miei parenti sono tedeschi e ungheresi, ma io sono nata in Italia. Non sai neanche nulla? Non ho mai deciso di impararlo. Beh, invece dovresti imparare perché secondo me è una lingua che è abbastanza richiesta. Vabbè,
Comunque, vediamo un po' che cosa mi hai portato. Allora vedo pennelli veramente pochi, a parte questi che sono i miei, ne vedo qui tre. Quindi come ti trucchi di solito? Ti trucchi o non ti trucchi? Mi trucco. Con quali colori? I miei trucchi affidati sono sempre la matita, il mascara, l'eyeliner. Sì? Loro ci sono sempre. E come ombretti? Come ombretti uso molto il bianco, con i brillantini, per fare l'effetto sfumato, poi il nero finale. Ok, anche se io, in teoria Giusy, ti dico la verità, mi aveva un po' detto che saresti venuta tu forse, allora ho guardato un po' le tue foto su Facebook e ho visto in tantissime foto che tu, già stai ridendo, avevi sempre questo trucco con il nero. Sì. Ecco, secondo me, se ti do un consiglio, secondo me tu non dovresti assolutamente utilizzare il nero. Piccoli. Perché hai un occhio piccolo e quindi il nero stringe, quindi va a rimpicciolire, quindi secondo me dovresti utilizzare dei colori molto chiari. Secondo me questa palettina qui che mi hai portato è proprio l'ideale, perché contiene dei colori molto chiari, soprattutto quando si hanno gli occhi piccoli bisogna utilizzare anche degli ombretti perlescenti, quindi che riflettano la luce e diano in un certo senso, insomma, l'idea di un occhio più grande. Quindi il nero io non lo utilizzerei, neanche la matita nera che vedo qui. Dovresti comprare una matita color burro, color avorio, che quindi tende ad ingrandire l'occhio. Okay. Comunque, tu poi dopo fai come vuoi. Ti do usare il tuo consiglio. No, ma vedrai, se tu fai un occhio bordato di nero, cioè all'interno, e l'altro occhio mi metti all'interno la matita bianca, vedi proprio subito la differenza e mi dirai: Valentina, avevi ragione. Quindi adesso io, visto che ti piacciono i colori forti, andrei a realizzare un trucco comunque neutro sugli occhi e punterei molto sulle labbra e voglio andare a utilizzare questa tinta qui, super super fucsia, che secondo me ci sta. Va bene. Poi insomma vedo che, a parte quel verde lì che non ho capito cosa, che cosa sia, ma vabbè, non sarà mica un rossetto verde? No. Te l'ha mica presa da Alessia? No. Ah, ecco. Dopo vediamo un po'. Allora, sulla palpebra mobile andiamo ad applicare un colore chiaro. Quindi vado a fare un mix di questi due qui più chiari e lo applichiamo su tutta la palpebra mobile. Quindi ti chiedo di chiudi. Primer non ce l'hai, quindi lo devi comprare. Abbassa un po', se no. E lo andiamo ad applicare quindi sulla palpebra mobile. In questo modo, applicando un colore chiaro su un occhio piccolo, questo andrà subito a sembrare più grande. Così ne applichiamo un altro po'. E anche questo qui che mi hai portato tu, che è un pochino più brillantinoso, va bene. Quindi usiamo anche un po' di questo. Poi ovviamente per delineare l'occhio possiamo utilizzare un marroncino, ma comunque non un nero, colori comunque chiari, non troppo scuri. E magari per quanto riguarda la sfumatura andiamo a realizzarla leggermente sopra la tua piega naturale dell'occhio, quindi prendiamo un pennello da sfumatura come questo. Poi magari prendiamo, non so, un color caramello come questo, oppure un colore marroncino. La rifacciamo una via di mezzo. Togliamo un po' l'eccesso. Poi dopo la sua piega naturale dell'occhio sarebbe qua. Così vede bene. Noi dobbiamo andare leggermente sopra per far sì che l'occhio si ingrandisca. Quindi ci posizioniamo qui in questo modo. Un pochino qui per fare la famosa V. E sfumiamo. Ovviamente applicheremo abbondante mascara. Tu lo usi? Lo amo. Ah, pensavo lo odio. No, non ci siamo. È la cosa migliore di questo Le mondo. Ciglia finte invece le metti? Ci ho provato una volta, ma è fallito. Sì. Esperimento fallito. Sì, ma hai messo le ciglia intere oppure i ciuffetti? No, le ciglia intere mi hanno dato, ma ho rinunciato subito e ho detto mi tengo le mie. Ma com'è che non ci siamo riusciti? Non è così facile. Come non è facile? Se ce le avevi te le mettevo, le provavamo insieme. Ovviamente quelle lì io te le consiglio perché ovviamente danno l'idea di un occhio molto molto grande. Appunto. Ovviamente non prendere quelle super finte, però esistono quelle sempre finte però con un effetto molto molto naturale. Ah, mi piace adesso molto l'effetto del mascara. Mascara qual è, questo qua? Sì, sono quello viola e quello grigio e quello nero. Questo com'è? È sottile, cioè è molto fine. Cioè, ma è nero? Sì, sono tutti neri. Ah, ok. Solo tu che di solito quale ti metti? Ne uso tutte e due. Prima metto questo e poi... Vabbè, questo è il top coat, che lo conosco, il top coat per il mascara. Sì, e dopo metto questo qui. Questo qui però mi sembra un po' secco.
È un po' vecchiotto. È un po' vecchiotto, cosa mi hai portato qui? Il vecchio. Ciò devi comprarlo. Invece questo? Questo è nuovo. Allora usiamo questo. Allora. Quindi mentre applico il mascara, poi dopo applico un po' di Top Coat, lancio la mia prima rubrica e ci vediamo dopo. Anche questa settimana siamo in compagnia di Tiziana, di Profili Intimo di Imola. Ciao Tiziana, ciao, ciao, io sono sempre con questa magliettina che sono quindi in pandan con i tuoi manichini. Bellissima, sì. Allora, la settimana scorsa abbiamo un po' parlato del reggiseno su misura, cioè quali sono i due elementi che ci permettono di capire qual è la nostra taglia giusta. Sì. Qui c'è sempre la tabella che ricordiamola, si trova sempre sul sito www.intimoprofili.com. Perfetto. In base insomma alla misura del sottoseno e della coppa troviamo la nostra taglia giusta, ho capito, esatto, tutto? La taglia ideale, la taglia perfetta. Mi ricordo tutto. Allora, la scorsa settimana ti avevo chiesto quali sono i vantaggi, cioè come facciamo a capire una volta trovata insomma il nostro numero giusto? Sì, 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 indicativo. Indicativo, cioè sì. Poi quello è il reggiseno giusto? Allora, sì, diciamo che la tabella ci dice la taglia indicativamente, poi i modelli cambiano, quindi dal balconcino al centrale, quindi questo è un esempio di balconcino. Che ha la spallina laterale, lascia il seno scoperto e avrà una vestibilità diversa rispetto magari a un centrale che abbraccia molto bene la coppa, quindi è tagliato in tre parti, quindi questo è ideale per i seni particolarmente generosi. Ah. Quindi la spallina poi si allarga, ha questa ripresa laterale e anche la fascia laterale è bella alta. Quindi per capire, ecco, se la taglia è giusta, sì, allora innanzitutto la fascia deve essere posizionata in maniera orizzontale. Tante volte capita, non so, sì, se ti è mai capitato, di, dimmi, vedere tante ragazze che hanno magari delle magliettine un po' strettine, aderenti, sì, e la fascia arriva quassù. Anche a me certe volte mi capita. Ecco, allora vuol dire che... Ma non è perché magari lo stringono troppo quelle anche, bretelle? Allora, ecco, le cose sono due. Ecco. Allora, o il torace è troppo largo, quindi hai bisogno di un torace più stretto. Sì. Ok? Oppure hai regolato troppo le spalline. Sai, quindi, magari molte vogliono, sì, questo, sì, sì, super. Sì, certo, pulito, logico, quindi... che se arrivano qua vedi come tende a salire il dorso e quindi bisogna ovviamente, quindi è importantissimo la regolazione anche delle spalline. Logico che se l'accorci troppo schiaccia il seno. Ah, ok? Ah, sì? Sì, se l'accorci troppo schiaccia e poi viene su. Quindi fondamentale quando si prova un reggiseno, il ferretto deve abbracciare proprio la coppa, sì, completamente. Ovviamente il ferretto deve arrivare nella posizione giusta, anche perché se è troppo grande il ferretto va a schiacciare le ghiandole ascellari e quindi fanno anche male. Eh sì. Ok? Quindi tante volte magari vengono le clienti e dicono faccio così, sento il ferretto e mi fa male, vuol dire che una taglia è troppo grande. Ah. Oppure il ferretto arriva troppo avanti nella coppa e quindi è bruttissimo questo effetto. Facciamo vedere magari quello, sì, che hai detto. Quindi allora deve essere orizzontale dietro, la fascia, la dietro, fascia esatto, dietro. Esatto, orizzontale. Quindi le spalline parallele. Ah, okay, parallele, sì. Esatto, quindi la coppa deve riempire ovviamente il seno. Quindi anche il balconcino, per quanto lasci scoperto ovviamente il seno, deve abbracciare molto bene di lato. Ok? Quindi abbracciando bene di lato, anche perché tante clienti, non so, che hanno molto seno lo vogliono schiacciare, quindi vengono da me dicendo voglio qualcosa che mi schiacci il seno. Poi alla fine quando lo provano non se lo vedono perché schiaccia e allarga, quindi allarga proprio anche la figura. Quindi abbracciare bene vuol dire anche snellire la forma. Okay. E quindi, cioè, come ci si sente quando abbiamo... Beh, sicuramente molto meglio, con la schiena più dritta e poi meno male, specialmente qui nelle spalle, perché comunque il peso del seno ovviamente fa anche i solchi, vengono delle clienti che hanno i solchi. E quindi quello nelle cosa spalle. Vuol dire? Vuol dire che portano comunque il reggiseno non adatto, anche perché il sostegno non è dato dalla spallina, è dato da tutto il reggiseno, quindi dalla fascia, dall'ampiezza della coppa, quindi da come è costruito. Infatti abbiamo anche dei reggiseni a fascia, che arriviamo fino in coppa GH, quindi anche tante spose con l'abito che magari sai senza spalline fanno fatica a trovare. Questo reggiseno favoloso perché arriva in coppa GH senza spalline, doppia striscia di silicone per rimanere qui nella coppa, esatto, e la fascia è anche bella alta. Quindi diciamo che è la specialità di questo reggiseno. Ma invece prima mi dicevi quando si alzano le braccia. Esatto, cosa... quando siamo nel camerino, ci proviamo il nostro reggiseno, facciamo la prova che alziamo le braccia. Il reggiseno deve stare fermo.
il ferretto non si deve alzare. Tante volte vedo le mie clienti che dicono: guarda, questo reggiseno, ma mi sta così così. Vedo che muovendosi il reggiseno automaticamente si muove tutto, si alzano i ferretti, il seno esce da sotto. Che è grande. Vuol dire che è molto grande, o comunque che la coppa non è grande abbastanza. Ah. Quindi ci vuole un torace più stretto e la coppa più profonda. Quindi la prossima settimana magari mi spieghi un po' i tipi di reggiseno, sì, visto che adesso volentieri. Siamo un po' in chiusura. Sì, 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 vogliamo salutare insieme e lanciare la linea in studio. Ciao a tutti. Dai, di. Lanciamo la linea in studio a Valentina. Linea in studio a Valentina. Alla settimana prossima, alla ciao. Alla prossima, ciao. Allora, adesso abbiamo terminato il trucco degli occhi, come ti ho detto, un trucco molto molto leggero. Io ho voluto anche riempire un po' le sopracciglia, perché le avevi un po' rade, e ho voluto utilizzare sempre lo stesso ombretto che ho utilizzato per fare la piega dell'occhio. Tu hai delle sopracciglia molto sottili, io diciamo che adoro un po' le sopracciglia un po' più non spesse, però comunque un po' più folte, perché comunque il sopracciglio è troppo sottile invecchia, ricordatelo. Adesso andiamo a prendere il fondotinta, vediamo un po'. Questo lo usi di solito oppure sì. Lo usi poco? Cioè, il sabato sera quando esco. Ok, lo agitiamo un po' e con cosa lo stendi? Con il pennello. Quale? Questo qui. Brava. Ci hai pensato un po'? Sì. Però non tu non ce l'hai, cioè questi sono i miei pennelli. Appunto. E quindi tu c'ho con cosa lo... la spugnetta di mia mamma. Ah, ok, ok. Allora, io ti consiglierei di, gira un po', di applicare un primer verde prima di mettere il fondotinta, un po' di primer verde, perché va a contrastare i rossori che adesso hai sul viso. Quindi una crema idratante, poi un primer verde e poi il fondotinta. Applichiamo un po'. E vediamo, c'è anche il piercing sul naso, ci posso andare sopra? Sì, sì, sì. Oddio, proprio sopra no, magari ci vado intorno. No, non fa niente. Così. Allora, raccontami un po', sì, mi hai detto che ti trucchi? No, non me l'hai detto, non mi ricordo. Che per andare a scuola, sì, la matita, però per il resto colori pochi. Quasi niente. Quasi niente, non come la tua amica. No, no, sono l'opposto. E hai fratelli, sorelle? Figlia unica, ho un fratellastro. Ah, ok, allora niente, non si trucca. Cugine? No, niente. Nulla? Nulla. Povera. No, insomma, hai delle amiche, insomma. Sì, quello sì. E loro si truccano? Sì, tutte sono fissate col trucco, con trucchi sgargianti, ma io... E quindi che cosa devi dire alle tue amiche? Di venire? Da te. Di venire in... No, non perché non si sappiano truccare, però insomma, visto che ci sono ancora tante, tante puntate, magari dai, vieni, torni anche tu. Adesso io lo consiglierò. Ci facciamo due chiacchiere, due risate insieme. Diciamo che questo fondotinta non è proprio il top. Vabbè, comunque, questo c'è e questo qui ti metto. Sai che cosa potresti fare, visto che questo fondotinta non è proprio... quello specifico per la tua pelle, potresti comprare una cipria colorata che vada quindi a smorzare un po' il colore rosato di questo fondotinta qua, in modo che si altera questo colore e viene più o meno il colore del collo, perché questo qui proprio non c'entra nulla. Il correttore invece lo usi? C'è sì. Qui che non ho ancora visto. Dio, non c'è più. C'è o non c'è? È sparito. Non c'è. Forse te lo sei dimenticata a casa. Diciamo che non hai tantissimi occhiali, io utilizzerei più magari un correttore illuminante per illuminare questa zona qui, perché per il resto non ne hai molte. Quindi, poi insomma sei giovane, 17 anni, che occhiali vuoi avere? Adesso invece non hai neanche la cipria. Non sono portata per i trucchi. Cosa non sono portata? Ma la cipria ci vuole. Serve? Cosa serve la cipria? Rispondi. Per le guance. La cipria serve per andare a fissare tutto il, se mi pulisco un po', tutto il fondotinta che abbiamo messo, così non ti cola, puoi fare qualsiasi cosa, il trucco non va via. Dopo che abbiamo messo il cipria, che non c'è, la cipria, dobbiamo mettere il blush. E dov'è? Non li ho. Mannaggia, quindi facciamo finta di mettere il blush, qui non c'è il pennello adatto. Comunque il blush si applica, di solito è un colore, diciamo, può essere sia, adesso questo qui no, sia sui toni dell'arancio che sui toni del pesca, del rosa, e si applica con un pennello, diciamo,
obliquo. Tu comunque hai un viso magro, quindi puoi applicare il blush anche in questa, magari girati un po' così facciamo vedere a casa, in questa zona qui si può mettere il farda pomello per rendere il viso un pochino più tondo, visto che comunque ce l'hai abbastanza un po', insomma, a punta, quindi per renderlo un po' più tondo in questa zona qui. Puoi utilizzarlo, insomma, sia sui colori del rosa che sui colori del pesca. Adesso andiamo al punto forte, questo qui ce l'abbiamo. Andiamo ad applicare questa tinta labbra, che questa qui ti durerà tantissimo, quindi non c'è il problema del ritocco di tutto quanto, perché secondo me, in un trucco così, diciamo, soft, puntiamo tutto quanto sulle labbra e speriamo, insomma, che Massimo metta qualcosa di fucsia nell'outfit. Ti consiglio magari anche di fare uno scrub per le labbra, visto che magari sono un pochino secche. Tu di solito questo colore qui lo usi oppure... No. È lì così, insomma, povero, lasciato, abbandonato da solo. Sì, in effetti, come potete notare, è un colore che si vede, esatto, fai così. Adesso lo mettiamo anche un po' sopra. Dicevi che devi andare a questo aperitivo con le tue amiche oppure c'è anche qualche ragazzo? Siamo io e le mie amiche, il mio fidanzato sta a casa. Ah, sei fidanzata, quindi nessuna conquista in vista? No. Allora niente, applichiamo così. E quindi mentre finisco di applicare il rossetto, lancio la pubblicità e ci vediamo dopo. Giusy, allora, oggi abbiamo, ciao, Alexandra, che insomma tu hai un pochino già iniziato, perché qui abbiamo un capello insomma un po' problematico. Sì, no? Sì. Cos'è successo a questi capelli? So che tra l'altro vi conoscete, quindi non so se sai la vicenda proprio dall'inizio, spero di no. Sì, spero no, la so. Non sei stata tu a fare questo disastro. No, non sono stata, ecco, io. È stata lei. È stata lei. No, no. Ah, okay. Allora, praticamente adesso stiamo facendo delle ricostruzioni, dei trattamenti per aiutarli, perché purtroppo sono stati rovinati in passato. E quindi oggi lei è venuta asciugandosi i capelli così col phon. E lei ha i capelli ricci di natura, un capello riccio quando lo asciughi così senza diffusore, senza prodotto, diventa crespo, voluminoso all'ennesima potenza. Quindi io non so se vi ricordate, ho già presentato la mia speciale piastra a vapore, sì, già in un'altra puntata. Ce la ricordiamo. Su di lei è l'ideale, nel senso che gli va, col fatto che ha un capello molto poroso perché è abbastanza sfruttato, sì, va ad idratarlo, a lucidarlo e soprattutto a mantenergli la piega in modo duraturo. Quindi io vado a fare la piastra a vapore dappertutto, sì, dietro ho già iniziato e si può anche vedere la giro, sì, la differenza, sì, nel senso qua dietro vede. Parecchio. Dove ho passato la piastra sono diventati già molto più setosi, più lucidi, nonostante qui ha delle buone parti che sono da tagliare perché non c'è più. Ma cos'è successo a questi capelli? Cioè, perché hanno fatto, uno può avere... Se vuoi te lo racconta lei perché l'ha vissuto, quindi io brevemente, intanto vado avanti insomma, con... Sì, sì. Ale, cos'è successo? Niente, volevo diventare bionda. Ma tu come sei? Castana castaro... Tipo me? Sì. Ok. Volevo tornare bionda, che mi piace molto, ci trovo bene. Sono andata da una parrucchiera, mi ha rovinato i capelli sbagliando le dosi, facendomi 3 schiarimenti e 2 tinte nella stessa giornata. Nella stessa giornata? E sono Ma tornata... si possono fare delle robe del genere? No. No. Ma è parrucchiera italiana? Sì. Lei aveva i capelli, okay, lunghi fino a metà schiena. Ed era una signora, cioè, con un'età, che doveva avere un'esperienza. Avevo i capelli lunghi fino tipo qua, metà schiena. E poi dopo hai dovuto tagliare, quindi? Devo tagliare tutti. E solo poi che ancora? Nella stessa giornata? No, li ho tagliati dopo. Sennò solo che sarei morta. Sono lo stesso rovinati e ora non mi sono più fidata delle parrucchiere, non li ho più curati, mi era passata totalmente la voglia perché... Sì, ci credo. Non ce la facevo, però dopo per fortuna una mia amica mi ha consigliato Giusy perché aveva un buono sconto. Sì? Sono andata da Giusy e ho scoperto che lei è la parrucchiera del mio fratellastro, che non sapevo. Ah, e quindi, e quindi alla dai, fine mi sono fidata. E quindi adesso sei, diciamo, in cura, nel senso, cioè, per quanto riguarda, sì, i capelli. Mi sta curando. Anche perché mi è arrivata con una ricrescita tipo fino a qui, perché? Più o meno, scura, e le punte tutte così, color,
Allora, stava veramente male e le ho iniziato a schiarire, a fare qualche leggera schiaritura, molto, molto blanda, senza toccare le punte, perché le punte, se le tocchi col decolorante, ti rimangono nelle mani. Veramente? Sì. Quindi ti cadevano proprio delle... La sera sono tornata a casa, che l'avevo fatto per il giorno del mio compleanno, che volevo avere i capelli belli. Immagino che è compleanno, quindi. Sono tornata a casa, avevo le mani in testa, mi rimanevano le ciocche in mano. Beh, ma è da denuncia questo fatto qui, diciamo. Mia mamma è andata da lei, le ho anche pagato, neanche tanto. E solo pure. Che mia mamma è andata lì, le ha parlato, ma non poteva più fare niente, allora... No, ti avevo chiesto se eri italiana, perché comunque adesso, non facendo il nome, comunque in altri programmi televisivi hanno fatto questo servizio in cui questa ragazza si era recata presso questo parrucchiere non italiano e è praticamente rimasta ustionata. Uno magari va lì per risparmiare, perché comunque ci sono delle pieghe a 8 euro, colori a 10 euro, però poi dopo insomma il gioco non vale tanto la candela, quindi io adesso non vado moltissimo dalla parrucchiera, però... Penso che comunque bisogna insomma spendere dei soldi e affidarsi sicuramente a dei bravi professionisti. Quindi insomma qui procediamo, non mi ricordo, con una piega, cioè facciamo in tutti i capelli la piastra. Sì, in modo che poi... le stresso il meno possibile i capelli, perché lei ha un capello adesso che anche quando glielo fonico con la spazzola per fargli prendere la piega dovrebbe veramente essere lavorato abbastanza, perché lei li ha anche ricci di natura. Per fortuna questa piastra è veramente eccezionale e mi aiuta a disciplinarli senza andarli ad aggredire. Quindi le faccio la piastra bene dappertutto, poi dopo valuto se tirarglieli un pochino su, davanti, se fargli qualcosina un pochino nella zona solo davanti e lasciare dietro sciolto, perché secondo me lei, col fatto che è molto alta, anche sì, sta bene coi capelli. Questo non giù. Si è visto, ma stai seduta, mi raccomando, perché sono un po' piccolina, quindi non ti alzare, rimani pure qui. Quanto sei alta? Basse, 1,80. 1,80, quindi insomma, ci batte Giusy. Sì, batte decisamente. Giusy, è arrivata qui una mail, prima te l'avevo accennato un po', mentre eravamo dietro le quinte, insomma, in redazione. C'è questa ragazza, insomma, che si chiama Elena, da Fusignano, se non mi ricordo male, ha detto che il suo parrucchiere le ha fatto comprare uno shampoo, una crema, insomma, barra maschera, e un latte... spray, com'era un latte idratante spray, però non le ha spiegato come si usano, quindi lei si ritrova con questi prodotti e non sa come utilizzarli. Ti ho detto prima la marca, quindi adesso non la ripetiamo. Esatto. Spiega un po' alla nostra Elena come può, insomma, qual è lo step giusto per utilizzarli. Allora, sono prodotti anticrespo, li conosco molto bene perché ho la stessa azienda anch'io in negozio, penso che sia un'azienda molto valida. E lo shampoo ne va usato molto poco perché sono shampoo davvero concentrati, quindi ne basta pochissimo. Se ne userebbe di più rischia di sprecarlo e tra i due, cioè... Poi costano, cioè nel senso non sono... Sì, sono prodotti, quindi, insomma, non sprechiamo, diciamo, non con dei costi esorbitanti però, comunque, però, cioè... Magari rispetto a uno shampoo tradizionale, quelli da supermercato. Certo. Quindi cerchiamo di utilizzarli per bene. Esatto. Allora, i due shampoo, normalmente, come si fa qualsiasi shampoo, senza usarne troppo, poi si risciacqua benissimo, specialmente il secondo shampoo, proprio bene, 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 che spesso questa cosa qui, io la ribadisco perché le ragazze a casa fanno un po' le cose di fretta e furia e a volte rischiano di non risciacquare bene o di, non so, di... Sì, sciacquano velocemente, magari non hanno tanto tempo e poi si trovano il capello un masso, esatto. Soprattutto qui nella parte centrale, ti senti i capelli, a certe volte capita anche a me però, e te ne sei accorta, e me l'hai detto. Sì, allora niente, si fa i suoi due bei shampoo, li sciacqua, poi li tampona benissimo con un asciugamano, deve togliere tutto l'eccesso d'acqua in modo che il capello non goccioli più, e praticamente applica la crema, prima da metà lunghezza e punta, e poi dopo la massaggia bene un po' dappertutto, ok? Senza arrivare in cute, proprio fa in modo che prende i capelli e li massaggia bene. Nelle lunghezze. Sì, li pettina moltissimo e la lascia in posa 10 minuti almeno. Ah, ok. Se ha tempo, se non ha tempo anche 5. Però sì, se la lascia 10 minuti sicuramente è meglio. Dopo, quando la deve risciacquare, tanto, vanno risciacquati moltissimo perché sono prodotti intelligenti, fatti di molecole piccole. Quindi quello di cui il capello ha bisogno, se è stato ben tamponato, il capello lo assorbe e lo tiene all'interno delle squame, no? Ho capito.
Quindi quando si sente il capello viscido e tu sciacqui e lo senti ancora viscido, non bisogna fermarsi, perché se lo lasci lì, il capello è viscido, praticamente vuol dire che è ancora pieno di crema e quindi quando bisogna vai continuare. Ad asciugarti i tuoi capelli sembrano unti, sporchi. Perché e bisogna comunque, rilavarli. Esatto, perché gli hai lasciato quella crema in più che non serve, quindi sciacquarli tanto tanto finché sono viscidi. E invece questo latte? Il latte praticamente prima di asciugare i capelli li mette giù e spruzza questo latte da metà lunghezza in giù. Ok, tipo si mette un po' di profilo, dà qualche spruzzata da un lato e qualche in base alla lunghezza, tipo 1, 2, 3 se i capelli sono molto lunghi o un paio se i capelli sono più corti a lato e poi lo pettina bene. Dopo può asciugare tranquillamente i capelli come è abituata, questo latte va praticamente a mantenere le squame dei suoi capelli ben chiuse e quindi facilita la piega. E tiene anche molto di più perché sono prodotti a base di un olio speciale proprio anticrespo, che anche se prendono dell'umidità, avendo dato la giusta idratazione, sigillando le cuticole, la piega tiene molto di più, i capelli rimangono morbidissimi, setosissimi. Bene, speriamo che insomma di essere stati utili ad Elena. Io vado adesso da Massimo. Benissimo. E vediamo un pochino che cosa ha realizzato. Vabbè, qui siamo già verso la fine. Spiegami un po', insomma, perché hai deciso di realizzare questo, senza entrare troppo nei dettagli, cioè come mai un look così, questo outfit? Mi sono ispirato un po' alla moda maschile, quindi dell'uomo, quindi il contrasto e quindi su questo c'è una rivisitazione, un po', poi questo mi è venuto molto facile perché è molto me lei, quindi è molto me come colori, come... Sì? E quindi su questo ho deciso infatti per questo di andare sul maschile, quindi rivisitare questa rivisitazione. E poi adesso ci sono le sfilate maschili in questo, guardavo qualche canale, allora mi è apparsa questi uomini che sfilavano con dei cappotti, mi sembra, adesso non mi ricordo la marca. Però magari diamo qualche consiglio, magari qual è un capo che va di moda adesso per gli uomini, visto che approfittiamo che Massimo è qui. È un uomo, e parliamo sempre di donne, almeno se c'è qualche marito che ci sta ascoltando, oppure qualche fidanzato, diamogli qualche consiglio. Io in genere tendo sempre a rivisitare qualcosa, quindi prendere qualcosa magari di anche acquistato, acquistare qualcosa magari di vecchio e poi lavorarci su. Quindi ma perché soprattutto... tu sei capace. Sì, ok, però anche su questo le idee sono belle, però prendere anche sempre idee del passato, che magari qualche fantasia, pied de poule, dei pois, e degli scozzesi, infatti ritornando al discorso kilt e tutto, quindi su questo sono tutte rivisitazioni del passato che secondo me meritano rivisitate di essere nella moda attuale. Ma infatti anche una delle tue colleghe, adesso non mi ricordo, aveva proposto questo vestito scozzese, forse Michela, non mi ricordo, aveva proposto questo vestitino con questa fantasia scozzese, mi aveva detto che comunque era tornata di moda, però con un qualcosa di nuovo. Sì, anche nella scelta dei tessuti diversi, quindi la consistenza, quindi anche passare anche su nuovi materiali, su nuovi tessuti, magari anche con i nuovi tessuti sintetici che magari rendono questione di volume, infatti per come dicevi maxi volumi. Infatti vedevo questi cappotti un po' maxi esagerati, sì è vero. Ma a te piacciono? Sì, molto. Strutturato, rigido, rende molto. Proprio cioè, li metti per uscire? Sì, decisamente. Ma sì, adesso magari dirò al mio ragazzo di comprarlo. Giusi, come siamo messi? Vediamo a che punto è. Benissimo, io sto praticamente quasi finendo la parte della piastra, poi dopo vedo un attimino come sono ispirata, cosa farle di un po' carino, un po' diverso, insomma, che non sia proprio liscia. Giusi, allora come siamo messi? Io ci sono, le ho fatto una bella treccia, carina. Beh, sembra veramente un'altra persona. Sta bene, eh? Liscia con questa treccina, secondo me ti ha addolcito veramente tantissimo e il poi viso. Ha dei capelli adesso molto lucidi, morbidi, ci passa bene le mani in mezzo. Bravissima Giusi, complimenti. Io sono contenta, grazie. E adesso anche questa settimana guardiamo di nuovo le unghie di Gianluca. Vai con la clip. Un altro mercoledì da trascorrere insieme e anche questo mercoledì sera è tornato a farci compagnia Gianluca. Ciao. Bentornato, insomma ormai ti piace insomma stare sì, qui sì. Hai deciso di tornare con una nuova nail art e un nuovo colore della tua linea di smalti Cargi, ricordiamo.
Usiamo questo blu petrolio, ok? È molto bello. E vi faccio vedere anche intanto che lo applico, la semplicità nell'applicarlo, questo colore. Allora, hanno il pannello largo e piatto, come vi ripeto, e la cosa bella che hanno è che basta appoggiarlo, premere, il pannello da solo si allarga, vi aiuta a dare la forma, scendete con solo una passata, è già bello che coperto, coprente comunque. Mm-hmm. Ok? Prendiamo, premiamo, li si allarga, scendiamo, dà sia la forma. Perché dobbiamo premere un po'? Perché il pennello aiuta a dare la forma vicino alla cuticola, proprio si arrotonda. Perché ricordiamo che comunque lo smalto deve seguire la linea delle cuticole, giusto? Certo. Non deve essere messo in orizzontale come magari vediamo molte ragazze. Comunque deve avere una sorta di forma C, è corretto? Certo, corretto. Allora, l'anno scorso dicevo bene. E quindi insomma, prendere un po' di colore, premere, come possiamo vedere, se si vede bene anche nel medio, comunque nell'anulare, lo smalto segue la forma, una forma C, comunque una forma rotonda. Sì. Questa è una sola passata. Adesso ci mettiamo la seconda. Comunque anche così devo dire che è abbastanza coprente, insomma. Quindi okay. Io lo lascerei anche così, però. No, guardate come cambia con due mani è fantastico. Tutti gli smalti sarebbe corretto dare due mani. Sempre due mani? Sì. Guardate. Vediamo. Io comunque ricordo che tu hai anche una pagina Facebook, sì, che si chiama unghie/makeup, giusto? Sì, unghie/make-makeup. E poi dopo, insomma, abbiamo detto che hai il centro estetico a Carpi, sì, in cui fai sia il semi permanente che le decorazioni unghie. Quindi adesso certo, abbiamo fatto questa seconda passata. Se vogliono seguirmi, lì sopra io faccio vedere un sacco di decorazioni proprio, faccio anche trucchi, quindi mi farebbe piacere se mettete un mi piace anche voi e la guardate. Ovviamente tu devi mettere un mi piace alla mia pagina. Certo, sarà ok, fatto. Quindi adesso dobbiamo aspettare che asciughi? Sì, adesso aspettiamo un attimo che asciughi e poi andiamo avanti con la decorazione. Allora, lo smalto si è asciugato e quindi che decorazione andiamo a fare? Oggi facciamo un fiorellino, ok, dei petali di fiore. Petali di fiore? Certo, sul blu andiamo ad applicare il rosa, lo facciamo in questa maniera, guardate. Bellissimo, questo è un po' difficile però, non è mica tanto facile. No, non è una decorazione. Una sorta di goccia, difficile, possiamo dire. Sì. Sempre pennellini sottili, quindi un po' più cicciotto vicino alla base dell'unghia e poi dopo va un po' a diventare sottile verso l'esterno, è corretto? Corretto. Si fa una sorta di foglia. E foglia, okay, infatti. Fogliolina proprio. L'abbiamo fatta rosa, però insomma uno può utilizzare il colore che vuole. Sarebbe molto bella anche con l'azzurro o col bianco proprio direttamente. Aspetta che riprendiamo un po' di nuovo queste che sono... Qualcosa che comunque stacchi sul, sì, sul blu dello smalto. Questo è un rosa perlato. Sì, un rosa antico. Perlato un po', ok? Una volta effettuato i petalini, prendiamo il bianco. E si vede? Il colore bianco, sempre con un, sì, pennellino sottile. Dove lo mettiamo questo bianco? Facciamo delle lineette. In questa maniera. Ah, sopra. Sì, che risultano molto carine e vanno a dare un po' di luce al disegno. Aspetta che magari, okay, giriamo un pochino così facciamo vedere. Ok. Ah, bello così, bellissimo. Aspetta, mi tengo la mano così riuscite a vedere. Quante decorazioni fai al giorno? Più o meno. Una decina. Una decina? Sì, giù per giù. Ma i decori li decidi tu oppure li concordate insieme? Ma li concordiamo insieme e poi la cosa bella che ho è che ho molte clienti che vengono e mi dicono Gianluca, fai. Fai tu, vabbè, la ormai cosa migliore. Ormai dopo un po' tanto tempo, beh, però anche una, sì, una a volte mi portano qualche foto, mi fanno vedere quello che gli piace oppure qualche mia creazione passata.
Ancora allora, un altro colore, non è ancora certo, finito. Certo, questo è il colore un po' più importante, il nero. Vedi. Il nero va a delineare un po' il disegno, perché andiamo a fare l'ombreggiatura nella foglia, ok? Poi facciamo il petalino. Nel rosa, quindi? All'interno. Certo, nel rosa, facciamo il contorno del rosa. E facciamo vedere? Carinissimo così. Adesso vado avanti, così lo vedete sì, bene. Sì, sì, sì. Sara, questa qui anche la devi fare. Questa è un po' più complicata, però ci riusciremo. Ci riusciremo. Sì, non è difficilissimo, bisogna prenderci un po' la mano, naturalmente. Sì, infatti. Però non è una decorazione molto complicata. Ce ne sono ancora di più complicate? Sì. E ce le farai vedere, ovviamente. Certo, se avrò la possibilità, tranquillamente, ve le faccio vedere. Sì, sì. Se hai voglia, qui, insomma, a Imola ti prendiamo volentieri. Devi fare un po' di chilometri, però, insomma, dai. Guardate. Secondo me sono molto carine. Bellissime. La cosa bella è proprio che c'è lo stacco tra il rosa e il blu, quindi fa vedere. E poi anche se, infatti, secondo me anche questa è molto femminile e molto fine, non quelle certo. Decorazioni molto. Adesso aspettiamo pacchiane. Un attimo, poi mettiamo il suo lucido sopra. Però anche così magari si vedono già bene. Sì, sì, infatti, beh, sicuramente il gloss va a rendere più brillante e più duratura la nail art. Sì. Gianluca, scusami, ma devo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci vediamo mercoledì. Ciao! Allora, Massimo, è il tuo turno, prego. Allora, per l'outfit mi sono ispirato, come avevamo già accennato, alla moda maschile, quindi uno smoking da uomo rivisitato, un pantalone più stretto, il cappello. Ho cercato di, visto che lei mi sono ispirata alla sua timidezza, quindi ho chiuso il più possibile, quindi ho messo una camicia chiusa fino al collo, però tralasciando le trasparenze, perché questa camicia è in seta. Vista l'altezza, mi sono ispirato anche a mettere una scarpa da uomo stringata in pelle, e i dettagli sono, è praticamente anche la fodera, quindi tutti i dettagli sono in questo colore fluo, sempre per ricollegarci invece più al mondo femminile, però con l'abito da uomo. Sì, è un mix molto particolare, devo dire. Anche per i tessuti, sì? Infatti, sempre ho messo la seta, quindi per la camicia, e un gabardine di lana per l'abito, un po' elasticizzato per segnare meglio. Ma è un po' elasticizzato, sì, questo. Quindi anche il pantalone sarà stretto, come la giacchina, che segna più le forme, e praticamente la forma dell'uomo viene un po' destrutturata e quindi bello. Riadattata. E il cappello invece? Adesso va moltissimo, ho visto. Però visto che comunque l'acconciatura era un'acconciatura che l'ha spostata un po' di lato, mi piaceva un po' coprire un po' questo lato del viso, e poi più anche il rossetto, infatti, che si ispira ai colori dell'outfit. Sì, perché magari un trucco completamente fucsia sarebbe stato un po' troppo. Invece secondo me cioè le labbra fucsia e poi dopo alcuni dettagli. Ma cioè è la camicia che è lunga oppure è la fodera della... No, è la fodera della giacca, perché è uno smoking, quindi ha tutti i dettagli anch'essa in seta all'interno, come anche i bordi, le bande sul pantalone, e poi basta, il cappello è solamente raccolto di lato. Insomma, a me piace moltissimo. Veramente bello. A te, Alexandra? Da morire. Io comunque ricordo che tutti gli outfit che noi vediamo realizzati solamente sulla carta, gli stilisti della Secolo Next Fashion School di Bologna sono in grado di realizzarli completamente proprio dal vivo. Quindi se ti piace, non so, il pantalone oppure solamente la giacca, a me personalmente piace molto la camicia, perché questo colore, poi insomma, a te che sei così bionda, il fucsia accende veramente tantissimo. Ti consiglierei, insomma, di metterti d'accordo, così magari te la può creare. Allora, Massimo, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Spero che tornerai a farmi compagnia qui su DTV, spero di sì. Adesso parlo con Valeria, che è lì dietro, la vedo, e dico, insomma, di farti tornare. Spero che tu ti sia trovata bene, mi raccomando. Benissimo. Consigli alle tue amiche subito di venire qui. Io, come al solito, prima di chiudere, ringrazio il negozio Daniela Calzature. Per quanto riguarda le mie scarpe, oggi sono rosse, e per quanto riguarda il mio abbigliamento, il negozio Etwin di Imola. Io vi ringrazio ancora per essere stati mia compagnia, buona serata, ciao!